Lizzano, Le Antonia di 6-12 giugno 2016, un avvenimento ricorrente che riguarda i più piccoli e non. Diciamo che si possono definire come delle mini olimpiadi. Ci sono varie manifestazioni ludiche, ma anche così tradizioni anche culinarie che riguardano il tessuto di Lizzano. Siamo con Angelo Nisi dell'Associazione Pietre Vive. Ecco, presentiamo queste Antoniadi, anche vedere se rispetto agli scorsi anni c'è qualche variazione, qualche novità. Allora, innanzitutto benvenuti. È il caso Grazie. Di dire... Siete gentili ospiti della nostra città, in questi giorni impegnata come non mai per organizzare queste Antoniadi, che sono un'occasione soprattutto in cui i lizzanesi si ritrovano qui negli ambienti del convento per rivivere giochi oramai passati nel dimenticatoio, perché oramai le giovani generazioni, o la generazione 2.0 come si sente dire, abituata a giocare con i videogames o con i giochi su computer, ha perso la possibilità di familiarizzare con amici, un sano agonismo. E con noi dell'associazione abbiamo voluto appunto riprendere giochi magari dimenticati. Questa sera ne state vedendo alcuni perché sono 7 giorni di festeggiamenti, proprio perché vogliamo che i ragazzi rivivano il piacere di stare insieme, e vederli così giocare in maniera spensierata qui negli ambienti del convento di Lizzano è veramente una grande gioia per noi, ed è per questo che da 16 anni non ci stanchiamo mai di rinnovare questo che è un avvenimento veramente tanto atteso dai ragazzi di Lizzano. Dicevo, è un ritorno al passato in questa visione della vita, della crescita ipertecnologica, bambini che stanno fermi e fissi davanti allo smartphone, davanti al PC, ora invece è bello vederli per esempio fare il gioco della campana, il gioco, mi corregga, dello scunni scunni, che sarebbe nascondino. Il nascondino, insomma delle tradizioni che mi fanno ritornare a 30 anni indietro. È proprio quello, è forse anche la nostalgia che ci ha pervaso, no? Che ci ha consentito di riprendere qualcosa di passato, ma è proprio bello perché questi ragazzi molto spesso non li conoscono questi giochi, e noi pensiamo sia a loro che sono gli uomini di domani, ma pensiamo anche ai bambini di ieri. Infatti dalle 21 ogni sera ci sono poi delle attrazioni, diciamo così, per i bambini di una volta. Questa sera per esempio che vi abbiamo ospiti abbiamo fatto qualcosa di veramente speciale. Onore alla città di Taranto, patria delle cozze, questa sera c'è il torneo di apricozze che vedrà impegnati 16 non più bambini ma uomini, donne, che si cimentano nella grazia di doverle aprire e gustare poi in un certo modo. Ecco, le Antoniadi si sviluppano, si snodano per una settimana. Ecco, sì. Parliamo di questi giochi, tanti, noi siamo stasera, ma ovviamente per ogni giornata c'è una specialità, per così dire, diversa. Più d'una specialità. Siamo partiti ieri pomeriggio con il torneo del calcio balilla umano, ci sta il palo della cuccagna, c'è il tiro alla fune, come ho detto prima, la corsa con i sacchi, la maratonina, i quattrangoli, ma tanti e tanti sono i giochi che vedono impegnati i nostri ragazzi. Il fazzoletto, chi non se lo ricorda più, il fazzoletto, chi di noi non ha mai giocato a questo di giochi di una volta. Ecco, tutte le sere per 4 ore i genitori sono tranquilli perché ci lasciano quello che di più prezioso hanno, che sono i loro bambini, e sono qui anche con alcuni giochi gonfiabili. Una struttura gonfiabile, abbiamo visto. Sì, è una struttura gonfiabile che ci viene messa a disposizione da alcuni nostri amici che si prestano per far sì che queste siano veramente giornate memorabili per i nostri bambini. Ed è tutto gratuito, ci tengo a dire che è gratuito. E Minni che offre delle specialità, delle delizie, delle leccornie ai più piccoli. Minni, ti avevo scambiato per Topolino. Di qualcosa. Non si riesce a sentire. Non riesce a sentire, Minni. E allora, Angelo Nisi, vediamo un po'. Io non gioco, eh. No, ebbene, neanche io. Io ricordo che prima si buttava il pezzo di gesso e poi si saltava. Ora vediamo. Allora, il gioco della campana vi piace? Da quanto tempo lo praticate? Da più o meno quando ho 7 anni. Ma solo ora per le Antoniadi o anche in altre occasioni, o anche durante l'anno vi esercitate? Sì, sempre in altre occasioni con le amiche. E sempre qui o in altri posti del paese? In altri posti del paese. Tipo? Vicino via Montanara. E abbiamo anche il
coordinatore, un componente, una componente dello staff. Mi dico. Coordinate questi piccoli al gioco della campana, un gioco storico. Un gioco storico, sì, è vero. E loro, piacciono, vedi? Tutti stanno aspettando domani, che è il giorno della campana, per poter giocare. Ora si stanno esercitando. Si stanno esercitando per domani, così sperano di vincere. Abbiamo anche delle magliette proprio con Antonia di il logo, ecco. E nella pinetina antistante il convento, le Antoniadi celebrano un gioco tradizionale, quello dei quattro angoli. Siamo un po' con i coordinatori dello staff Pietrevive, come si legge dalla, dalla scritta impressa sulla maglietta. Ecco, di cosa si tratta? Cos'è questo, questo gioco? Questo è un vecchio gioco che veniva fatto dai ragazzi di tanti anni fa agli incroci delle, strade. Si posizionavano quattro bambini ai quattro angoli e uno rimaneva al centro. Nel momento in cui si dava il via, la partenza, i quattro che stavano posizionati agli angoli dovevano scambiarsi di posto. Quello che stava al centro doveva prendere il posto di qualche altro. Chi rimaneva senza posto si metteva al centro. E si andava avanti così all'infinito fino a quando non dicevano ci siamo stancati. Questo è un gioco. Ma è una tradizione che si è mantenuta nel tempo? È una tradizione che abbiamo cercato noi di riproporre. E ai bambini piace, dobbiamo dire la verità, si divertono tantissimo, non vogliono mai smettere. Quando cominciano non vogliono smettere più. Io ho coordinato un po' le attività insieme a loro che mi hanno dato una mano, poi abbiamo anche la piccola aiutante. Ora la sentiremo se vorrà parlare. È un po' timidina, però insomma ha dato, anzi lì soprattutto a livello vocale ha contribuito molto, anche perché noi ormai siamo un po' vecchiette. Sì, l'importante è che si divertano loro e a quanto pare ci siamo riusciti, no? Vi abbiamo fatto divertire. Ti sei divertita? Sì. Poche parole, ma il concetto è stato espresso. E tu? No, io non ho giocato. Come mai? Perché mi sono iscritta al momento. Beh, ora dovrai un po' imparare, quindi. Sì, dovrò imparare. Infatti l'anno scorso ho partecipato. Vediamo alcune signore. Vi state impegnando. Sì. La maglietta blu-azzurra è quella classica di ordinanza. Allora, come sta andando questa... questo rapporto con i bambini, questo, questa capacità di far scoprire gli antichi giochi? No, sta andando bene perché i bambini partecipano, perché vogliono giocare e purtroppo qui nella nostra zona non c'è nulla. E noi dedichiamo una settimana proprio per loro, dalla mattina, cioè dalla mattina fino alla sera tardi, tutta per loro. Ok. Antonia di 2016, Lizzano, padre Guido, un'occasione, un momento per vedere il... la comunità di Lizzano, il paese di Lizzano unito con tanti piccoli che riscoprono gli antichi giochi. Mentre i grandi ci hanno messo in crisi con le notizie che ci stanno facendo arrivare, invece abbiamo il conforto da parte dei bambini che stanno rispondendo come ogni anno. Sono già 16 anni che la nostra parrocchia organizza le Antoniadi in questa settimana, ed è una cosa bella poter vedere 300-400 ragazzi che ogni sera allietano il nostro piazzale. Nel fare più tardi poi, al posto delle ragazze, dei ragazzi abbiamo i più grandi con l'apertura delle cozze, con le orecchiette domani e altre attività. Però siamo sempre lì, il convento di Lizzano è sempre un punto di incontro, un punto di riferimento per tante persone. Ebbene, io vorrei portare qui il padre provinciale in modo che si rendesse conto di questa situazione. Com'è possibile pensare ad una chiusura di un convento che esprime tante attività, che riesce ad avvicinare tanti bambini e insieme con i bambini anche i loro genitori? Tu che ne dici? Beh, io sono ovviamente contrario alla chiusura del convento, perché l'ho già detto e siamo qui anche per questo, perché sono
occasioni di aggregazione e momenti educativi che preservano i più piccoli e anche i più grandi da brutte tentazioni. Si parla di criminalità, si parla di violenza, beh, queste sono occasioni, il convento è un punto di riferimento. Non per niente Papa Francesco ha usato una terminologia molto bella, no? Le zone di periferia. Veramente Lizzano è una zona di periferia, ma non soltanto sotto l'aspetto dei mezzi di comunicazione. Tu pensa che per andare a Grottaglie bisogna andare prima a Taranto e poi a Grottaglie, per andare a Manduria non c'è una linea diretta, quindi è già una zona di periferia sia sotto l'aspetto delle comunicazioni ma anche sotto l'aspetto sociale, economico, specialmente il problema dei giovani. Noi qui lo sentiamo in modo particolare. E allora come chiudere un punto di attrazione, un punto che in un modo o nell'altro avvicina tante agenti? Già il problema è grave a Lizzano. Questo sarebbe, come dire, aumentare sempre più la gravità di un problema già di per sé stesso grave. Speriamo che il provinciale potesse vedere attraverso la televisione che cosa facciamo o che cosa si fa con le Antoniadi per una intera settimana. Grazie. L'esperienza di un papà che porta i propri figlioli alle Antoniadi. Beh, una bella iniziativa questa dell'Associazione Pietrevive. Come ogni anno alla fine dell'anno scolastico allieta la nostra cittadinanza con manifestazioni tipiche dei giochi tradizionali a cui i ragazzi sono molto avvezzi e vogliono partecipare ogni anno. Questa manifestazione è bella perché termina anche con giochi tradizionali tipo il palo della cuccagna, molto visitato dai lizzanesi ma anche dai personaggi forestieri, e sta diventando sempre di più ogni anno una manifestazione molto seguita. Spero che abbia una larga eco, soprattutto nella nostra provincia, e che in certo senso sia il fiore all'occhiello della nostra comunità. E c'è anche il momento musicale della buona musica e naturalmente il ballo. Le Antoniadi di Lizzano si sono aperte con una ciclopasseggiata. Com'è andata? È stata un'esperienza bellissima, ci siamo divertiti tanto, abbiamo fatto un giro per le campagne andando in una masseria didattica dove abbiamo potuto visitare tutta la masseria, abbiamo visto gli animali, i bambini hanno potuto vedere gli animali, abbiamo degustato i prodotti tipici, dopodiché abbiamo fatto un altro giro sempre nelle campagne, visitando altre masserie, altri centri rurali delle campagne, tornando in paese, ed è stata una bella esperienza. Un ritorno alle origini, alla natura. Eh sì. Mi sembra una cosa che i giovani d'oggi devono provare, perché non si stanno perdendo queste tradizioni. La professoressa Lucia Calò, dirigente dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Lizzano, il momento delle Antoniadi come forma di aggregazione per i più piccoli, per una crescita interiore attraverso la riscoperta delle tradizioni popolari. Assolutamente sì, sicuramente un appuntamento importante per il comune di Lizzano, che insomma riesce ad aggregare grandi e piccoli intorno a tradizioni che si vanno un po' perdendo, ma è bene recuperare, soprattutto perché ormai i ragazzi sono più che altro attratti dalla televisione, dai tablet, invece questo è un modo per ritornare a stare insieme, quindi una bella iniziativa svolta dall'Associazione Pietrevive di Lizzano, con cui insomma mi congratulo. Questa sera poi c'è stato anche il momento della premiazione di Mimmo Cavallo, un momento importante come tradunion tra le vecchie generazioni e quelle attuali, più piccoli, più giovani.
Assolutamente sì, è un premio che è stato istituito l'anno scorso, quindi si conferisce un premio a ex alunni dell'Istituto Comprensivo di Lizzano. È un modo per dimostrare ai ragazzi che anche partendo dai nostri territori si può ovviamente con buona volontà e passione insomma, raggiungere i propri sogni. La scuola media Chionna ha voluto insignire il figlio storico di Lizzano, Mimmo Cavallo, di un premio che è il giusto riconoscimento a quello che ha fatto e a quello che fa per la musica, portando alto il nome di Lizzano. Questa scuola, che oggi si chiama Chionna, era l'antica scuola Zingarelli che Mimmo Cavallo ha vissuto da allievo. Sì, abbiamo dei ricordi comuni importanti di quel periodo. Poi io a 11 anni sono dovuto andare via da questo territorio, che però è rimasto dentro di me, tanto è vero che io credo che gli scrittori scrivono sempre lo stesso libro e i cantautori scrivono sempre la stessa canzone, nel senso che quel periodo adolescenziale credo che sia stato il momento ispiratorio di tutta la mia musica, di tutta la mia produzione. Antonia di 2016, Lizzano, 16ª edizione, una tradizione che fa parte del tessuto socioculturale della comunità lizzanese, di cui Mimmo Cavallo è un figlio illustre. Le tue sensazioni? Ma guarda, poi essere intervistato mentre mandano Stancami Musica, che è stato il mio cavallo di battaglia per tanti anni, è una bella emozione. Niente, io continuo a considerarmi un cantautore di territorio e porto avanti questo discorso di guardare al passato per fare un balzo nel futuro, cioè non ho una visione, diciamo, nostalgica del passato, ma credo che noi siamo tutti quanti nel sud, siamo dei sedimenti, ogni regione è un sedimento di storia, di cultura, e ci potremmo chiamare gli Strati Uniti del Sud, per esempio. E io voglio fare proprio un nuovo CD. Siamo tutti meridionali fatti alla maniera tradizionale. Sì, sto facendo un CD con tutte canzoni in dialetto, usando i vari dialetti. Naturalmente ci saranno anche delle ballate, per carità, rock, pop, eccetera. Però il mio discorso rimane quello ancorato alla nostra, per esempio, tanto per dirne una, alla nostra visione della Taranta, del nostro tarantismo, che è diverso da quello della Grecia, come spiegavo ai ragazzi prima nel teatro, dove nel nostro tarantismo non c'è l'intervento della Chiesa, no? Di Santo Paolo che ci salva. Sto parlando del tarantismo, non del tarantolismo, che è un'altra cosa. E che il nostro tarantismo non è assolutamente un fenomeno isterico, come diceva De Martino, ma ha radici appunto nel dio Dioniso, nelle Baccanti, nelle Menadi. A Taranto, tra l'altro, c'è una famosa e bellissima statuetta che invito i cittadini andare a vedere, la Menade Dormiente, i vestiti delle Baccanti si chiamavano Tarentule, per cui c'è una vicinanza con Taranto, Tarentule e il tarantismo, cioè Taranto deve ritornare ad appropriarsi di questa primogenitura, diciamo. Ecco, Mimmo Cavallo, figlio storico di Lizzano, presente qui a queste Antoniadi. Il significato di queste Antoniadi è il legame forte dei più piccoli col territorio lizzanese. Beh, cioè, tu affondi un coltello nel burro, mi inviti al matrimonio, cioè, il senso della musica che faccio io è questo, è il territorio, cioè, io sono uno della. Tra l'altro non è un'accezione culturale, faccio parte del territorio, scrivo canzoni del territorio, perché io mi considero prima di tutto un contadino. Ho sempre gli attrezzi subito pronti e quando finisco di stare in studio, di registrare, ho una casa al mare con un po' di terra dove ritorno davvero a fare il contadino. E penso che la mia musica sia
abbia una derivazione da questo cratere culturale che mi appartiene e che non ho mai abbandonato. L'ora fatidica, quella delle 21, quando si terrà il torneo, la gara degli apricozze o delle apricozze sta per arrivare e qui abbiamo delle partecipanti, la vediamo. Vediamo un coltello che non è un'arma, non vogliamo uccidere nessuno, ma è lo strumento per aprire le cozze. Com'è nata questa tradizione? Beh, è una tradizione da tanti anni, non più che altro diciamo che una partecipazione diciamo, per la gara, ma è un divertimento, non è per fare il primo posto, è solo per divertirci. Guardiamo le ragazze, i ragazzini, tutte età. Anche ma come funziona? Chi ne apre di più o in minore tempo? Un chilo mi sembra, un chilo e mezzo, non so quante ne danno. Sì. A chi le apre prima vincerà, oppure ma, saperle aprire pure. Ecco, ma oltre ad aprirle, io ora sono tarantino ma non ho una grossa dimestichezza, è un mio limite. Mi dicevano, ricordo, che una volta sgusciate, tolto il guscio, bisogna anche saper togliere la cosiddetta anima. Sì, bisogna saperle anche mettere bene nel piatto, aggiustarle per bene, fare una coreografia, insomma, anche quello. Ovviamente si mangiano rigorosamente crude. Ovviamente cotte. Cotte. Cotte, non cotte. Bollite? No, dopo facciamo la spaghettata con le cozze. Quindi siamo costretti a rimanere. E a mangiare la pasta con le cozze. Tra le tante attrattive, i momenti ludici di Lizzano, delle Antoniadi, abbiamo il torneo di Scopone. Come stanno andando le partite? Beh, abbastanza bene, siamo 14-10. No? Ma cos'è, una partita secca o c'è anche la rivincita? 3-2. Due manche, lei ha il suo compagno di giochi abituale, è una coppia ovviamente consolidata. No, abbiamo fatto sorteggio, basta. Anche una donna che gioca a Scopone, non si vergogni perché siamo tra amici. Sì, mi piace. Da quanto tempo gioca? No, vabbè, ma lo faccio così però. Non... Lo Scopone, non quello scientifico. Sì, scientifico. Scientifico. Io ho perso i miei ricordi, io ricordo la briscola, il 3-7. Scopone scientifico. Lizzano, Antoniadi 2016, sedicesima edizione e la gara degli apricozze, ossia l'apertura delle cozze, secondo le tradizioni storiche lizzanesi, un momento davvero bello in cui la comunità si stringe intorno a se stessa e vuole vivere la sua storia, le sue passioni, le sue tradizioni appunto. La cozza tarantina, guardate come è ricca e prosperosa. Beh, io dico sempre che il presente e il futuro di Taranto deve essere il mare, non la grande industria. E siamo qui con alcune donne che coltivano questa tradizione. Stiamo aprendo queste cozze. Buone, che buone che sono. Belle, grosse. Finito. Finito, ha preparato, ha imbandito, guardate, un piatto ricchissimo, dice un amico con un'espressione dialettale, allattamate proprio. E poi Angela, fra un po' le mangeremo. Mangeremo cozze. Una bella spaghettata. Una bella spaghettata con le cozze, certo. Evviva Lizzano, evviva Taranto, evviva il nostro sud, evviva il nostro mare, evviva la nostra cozza. Beh, scusatemi, anche i giornalisti mangiano, non solo i politici. E quando ci troviamo davanti a un bel piatto di spaghetti con delle cozze sopraffine, merito delle donne di Lizzano che hanno sgusciato queste cozze, beh, la mia dieta si va a fare friggere. Questa è Lizzano e queste sono le Antoniadi. Pure io. Juve. Bene, si conclude qui questa lunga parentesi dedicata alle Antoniadi di Lizzano. Tanti momenti, abbiamo voluto
chiudere con il sorriso e con la buona cucina. Questo è il modo di fare giornalismo. Siamo vicini alla gente, interpretiamo le loro esigenze, le loro gioie e i loro dolori. Siamo così, live.